Ciao, benvenuto in questo video. Andiamo a studiare insieme questo esercizio slap. Allora, partiamo con il Do al tasto 3 della corda di La e facciamo subito la sua ottava. Mi raccomando, come suono, anche come suggerisco nello spartito, suoniamo le note staccate, soprattutto l'ottava alta. Quindi anziché essere due ottavi suonati lunghi, cioè come sarebbero scritti, andiamo a staccare soprattutto la nota acuta. Dopo ci spostiamo scendendo, ma sempre mantenendo le note strappate. Quindi dopo aver fatto il Do acuto c'è una pausa d'ottavo, poi Si bemolle, La, e poi abbiamo questo Emmeron sempre fatto strappato tra il Fa e il Sol, che cade poi sul Do l'inizio della seconda battuta. Proviamo a farlo lento lento, quindi partiamo con il Do. Un, un, un. Andiamo quindi a suonare sempre in levare di ottavo, tenendo queste note più staccate, se riesci sono più belle, però in fase di studio puoi allungarle anche un pochettino, tipo così. Come sentirai, però non è poi tanto funky, quindi se riesci a staccarle avrai un effetto migliore, ma in fase di studio serve anche questo, proprio per il controllo della mano sinistra. Nella seconda battuta andiamo a iniziare allo stesso modo con il Do, mettiamo in questo caso il Si bemolle in levare di sedicesimo, attenzione perché deve arrivare un po' prima di quello della prima battuta. Nella prima battuta era ta ta un ta, qua invece sarà ta 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 ta, quindi arriva un sedicesimo prima, fai attenzione a metterlo bene preciso ritmicamente. Dopo terzo quarto e quarto quarto un ta un, abbiamo due ghost note fatte in levare di ottavo. Ecco, una cosa che non ti ho detto prima è quando abbiamo questi ottavi in battere facciamo comunque il movimento della mano anche se non colpiamo le corde, quindi io vado a fare do, do, vedi che la mano qua unta unta, lei torna come se dovesse colpire, come se dovessi fare, perché questo movimento è proprio importante, è un po' il movimento che fa Flea dei Red Hot. Se lo guardi, lui muove sempre la mano così, non sempre colpisce in tamba, a volte sono ghost note, a volte proprio non colpisce e becca solo lo strappato. Quindi allenati ad avere un movimento di questo tipo. Inoltre, quando scendi con il tamba, cerca di mettere l'indice già vicino alla corda che poi dovrai strappare, già sotto. Proviamo ad andare a suonare l'esercizio lento insieme. Mettiamo 80 bpm di metronomo. 1, 2, 3 e 4. Fai particolarmente attenzione al secondo quarto della seconda battuta, questo Si bemolle che deve arrivare in levare di sedicesimo, quindi un po' prima di quanto ci aspetteremmo. Ci vediamo al prossimo video, grazie per averlo seguito fino alla fine.